Mister Indiani, l'anno scorso playout fu Sangiovennese e Pizzichettone. Quest'anno playoff Crotone e Taranto. Vuole accostare le due esperienze? Ma molto migliore quella di quest'anno, perché quella dell'anno scorso riguardava la retrocessione, era molto più dura, molto più difficile. È chiaro, è difficile anche questa, però è molto più bella, molto più piacevole farla e credo sia tutta un altro tipo di partita, tutto un altro tipo di ribalta. Certo, se volesse spiegare le due sensazioni diverse, come le spiegherebbe? Le sensazioni diverse sono che l'anno scorso eravamo in una situazione societaria fallimentare e la retrocessione molto probabilmente avrebbe contribuito a completare il discorso fallimento. Invece la salvezza molto probabilmente è stata determinante per una nuova società, San Giovanni, veramente importante. Quest'anno invece è tutta un'altra cosa perché abbiamo raggiunto il nostro obiettivo, si preannunciano due gare con il Taranto straordinarie in cui noi cercheremo veramente di farcela. Torniamo alla stretta attualità, visto che ha tirato in ballo il Taranto. L'abbiamo incontrato due volte e due volte è stato 0-0. La terza partita, che partita sarà? Ma io mi auguro sia come la stessa del girone di ritorno, la differenza che ce la facciamo a fare gol. La partita di ritorno credo sia stata molto bella, giocata molto bene da noi, in cui è mancata solo la ciliegina del gol. Speriamo ora nei playoff di completare. La condizione psicofisica della squadra, una decina di giorni dal match, qual è? Ma io credo molto soddisfacente, soddisfacente direi. I ragazzi stanno scaricando dal punto di vista mentale e ricaricandosi dal punto di vista fisico. La settimana prossima completeremo il discorso sull'avversario, direi a questo punto più che soddisfacente. L'ultima cosa, tenendo conto che già di per sé un'esperienza positiva è molto importante, cioè l'aver raggiunto i playoff, a questo punto quanto ci crede Mister Indiani, quanto ci crede questa squadra? Ci dobbiamo credere, è chiaro, è stato bello, ha detto bene, è già l'obiettivo playoff, però cerchiamo di completare l'opera, cioè se finora siamo stati bravi, vediamo di diventare bravissimi, faremo di tutto per questo.